Adesso scorrerò queste carte. E voglio che tu ne scelga una. Non questa, è troppo ovvia. Fa molta attenzione. Troppo veloce, lo rifaccio. Sei pronta? Ok. Ne hai scelta una? Sì. Te la ricordi bene? Sì. Vedi la tua carta qui? No. Perché stai guardando troppo da vicino. E cosa ho ripetuto tutta la sera? Che più da vicino guardi, meno vedrai! Guardami negli occhi e dormi. E... ok, tu resta lì un secondo ad agitarti. L'immagine è... cocktail. Florida? Senti, era solo un viaggio di lavoro. Probabilmente il lavoro più bello. Stai pensando a una donna. Nome A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, G, J. Janet. Chi è Janet? Tua sorella. Tu non sei andato in Florida per lavoro, ci sei andato con Janet. Bravo! Sta attento che adesso è arrabbiata. Vieni qua, ci spostiamo, vieni. Vuoi che cancelli questa cosa? Sì. Ok, tira fuori il portafogli. Quanto c'è? Grazie. 200 ti sembra equo? Certo. Ok, e... dormi. Ora quando schioccherò le dita non ricorderai nulla di tutto questo. E tu, vorrebbe te, ogni volta che vedrai o penserai a Janet, visualizzerai me nudo. E non sono un bello spettacolo? Sì. Signore e signori, avete davanti a voi un futuro grande mago. E per provarvelo darò $100 a chiunque saprà svelare questo trucco. E questo è un normale cucchiaio preso da Matt's Deli, qui a Brooklyn. Guardate qua. Ora tutti voi, per favore, cercate di fare molta, molta attenzione. Piegherò questo cucchiaio con il pensiero. Grazie, grazie. Passatelo in giro. Che cosa fai? Guardate qua, abbiamo un cucchiaio e un manico. Ho altri trucchi. Oppure puoi darmi i miei $100. È vero, l'avevi detto. Bel portafoglio. Ha un occhio molto attento, signore. Grazie. Il portafoglio. Il mio portafoglio. Il mio orologio. Ok, Los Angeles! Quando quel timer arriverà a zero, dall'alto si rovescerà qua dentro una vasca piena di piragna famelici! Una vera signora indossa le manette.